Sono infermieri, medici, volontari che si sono distinti per l'impegno e l'altruismo nei mesi della lotta al Covid, i protagonisti della 20ª edizione del Premio Campione, promosso dai City Angels e dal suo fondatore e presidente Mario Furlan. I vincitori sono stati selezionati e premiati da una giuria composta da direttori e giornalisti di 21 testate. È un premio che viene dato a 12 campioni di solidarietà, legalità e civismo, persone che vengono da tutta Italia e che ci ispirano a dare il meglio di noi, soprattutto in questo momento così difficile della pandemia. L'Oscar della bontà è stato assegnato a 12 persone, tra cui spicca Alessia Bonari, infermiera di 23 anni, simbolo della lotta al Covid, in servizio in un ospedale di Milano. Nel marzo 2020 ha pubblicato sui social una sua foto che la ritraeva con i segni della mascherina sul viso, dopo ore di turno. Campione per la lotta alla pandemia è Stefano Paglia, direttore del pronto soccorso di Lodi, che ha lavorato ininterrottamente per più di un mese durante il primo lockdown, dormendo anche in ospedale. Noi parliamo sempre delle qualità milanesi, parliamo dell'università, parliamo della creatività, è chiaro che la solidarietà è una delle grandi qualità. I City Angels, al di là di come noi li vediamo, le magliette rosse eccetera eccetera, però fanno un'opera meritoria da tanti anni, basta andare a vedere la loro sede e si capisce tanto della loro opera. Credo che condividano molto dell'idea di città che si sta cercando di portare avanti, in particolare la necessità di presidiare ogni singolo quartiere della città. Questo è quello che loro fanno.